ragazze e ragazze, io sono il vostro caro Mastro Kinga e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, ho livellato un bel po' la squadra, quindi l'ho portata tutta a livello 18 e ho messo davanti non ricordo come si chiama, Bidoof, perché comunque visto che per il momento lo terrò per la squadra, almeno gli tolgo qualche livello in più che magari potrebbe essere utile. Demetra, ciao Demetra. Ok, ci uniamo a Demetra e percorreremo il bosco ai popoli insieme a lei. Allora, intanto troviamo un antidoto che qui nel bosco ai popoli è utilissimo. No, non voglio fare una lotta. Invece sì, perché voglio catturare Cascun o Cascon, come lo chiamate voi. Allora, spero di non mangiare, cioè, spero veramente che non mi mandi il Pokémon Vanit che io ho. Ok. Perché avevo già catturato Barbol e fatto evolvere, però si è evoluto in Silcon e quindi poi in Butterfly. E invece in questo caso voglio l'altra evoluzione, ovvero Dustox. Ok, Elo 5 per Bidoof. Para pure Ruggito, ottima mossa, molto utile, eh. Ok, vediamo. Ok, gli toglie molto molto poco. Io vorrei osare con azione. Spero di non mandarlo KO. Ok. Ok, intanto lui continua a usare rafforzatore. Però, quindi gli toglierà sempre meno. Però al momento non mi interessa catturarlo. Quindi anche se comunque usando rafforzatore dovrebbe andare avanti. Io intanto accelero appena appena la lotta. Ok, catturato. Allora, Butterfly ho chiamato ala nera, invece in questo caso lo chiamerò ala bianca, così per avere entrambe. Oh, entra giusta giusta. Allora, intanto direi di, innanzitutto parlo con te, magari mi dà uno strumento. No, non mi interessi. Allora, la cosa che mi interessa innanzitutto, ecco, giro, era passare lì e tirare il repellente. Allora, la cosa buona di Demeter è che tiene curata la squadra, quindi non ho avuto modo, bisogno di cioè, nel senso, non ho avuto bisogno di utilizzare altri Pokémon, diciamo, cioè non può comprare altre pozioni, cose del genere. Ok, intanto mando KO Bidoof quanto più posso. Usa almeno livello, cioè comunque Bidoof si evolve molto, cioè nel senso si allena molto facilmente. Ho fatto già al 6 e ce l'avevo al 2. Ok, faccio al volo la lotta per poter allenare la squadra in generale. Allora, Paciriso al 6. Beh sì, per il momento devo fare sempre la tecnica dello switch. Allora, ok, Purple K. No, è chiaro, l'ho pure paralizzato. Allora, vediamo se riesco almeno a usare. Ok. La loca KO, direi di rimettere mentalmente, così
da poter utilizzare, cioè fargli recuperare anche più PS possibile. Allora, tanto sarebbe scintilla. Ok, uno è andato. Ok, addirittura livello, cioè addirittura due livelli. Ok, vediamo se in questo caso riesco a andarlo. Ah, ok, riccio scudo, che è sicuramente una mossa migliore rispetto a ruggito, che almeno aumenta la difesa. Ok, loro dovrebbero avere due abbra. Appunto, ricordavo bene. E se non ricordo male, gli Abra danno comunque molta esperienza. Ok, un andato. Oddio, sì, tanta ma non troppa. Allora, direi di fargli scordare colpo coda. Devo togliere da davanti Flamella, nel senso perché sicuramente alla palestra livellerà parecchio, quindi non è che mi interessa più di tanto farlo livellare ora. Ok, otteniamo una rete ball che è comoda per i Pokémon di tipo coleottero. Allora, piglia mosche. Direi di provare. Ah, è vero, perché lui ha pure spaccaroccia. Ok. Io direi di usare il riccio scudo, semplicemente. Ok, a quanto pare riesco a tenere testa ancora per un pochino. Ok, ora non più. E sì, è vero, sto sprecando una pozione su Mentalent, però serve farlo livellare molto velocemente, quindi senza che, senza che mi dà troppi problemi. Allora, sperando che, ok, usa cova uova. Ok, abbassa pure la difesa. No, che chiarola. Si protegge pure. Se la smetti di usare cova uova, sarebbe pure carino come idea. La smetti. Allora, mi fa veramente cacchiare. Chansey. Ok, devo usare l'ultima pozione. Sperando di che riesco, cioè sperando che riesco a mandarlo KO. Ok. No, che chiaro, no. L'ho mandato KO il Pokémon, e non era cosa che mi andava più di tanto. Beh, vorrà dire che farò in questo modo. Ok, sparco del 19 e non so il perché, ma ha deciso di, anzi, Demetrius, di non far usare in nessun modo mosse offensive a Chansey. Si sta curando solamente, anche se ha Pokémon utili. Ok, se è vero. Ok, direi di usare, cioè sì, lo so, sto continuando a livellare, però
Allora, la cosa più semplice e veloce da fare è mettere davanti il volano home, perché devo far salire quel paio di livelli per far dare effetto a, alla mossa, diciamo, cioè la mossa di Harry per Harry Repellente, visto che non ha alcun effetto perché il livello è basso. Ok, troviamo un'altra pozione. Direi passare di qua per fare quei due allenatori. Buoneri non lo catturo perché al momento non mi interessa. Ok, Meridite e Psyduck. Allora, io direi di andare con Sparkle. Allora, direi tranquillamente di mandare KO Psyduck e andare subito con Meridite, tanto un paio di mosse ho buttato giù, livello 12 e livello 20 per Sparkle, ottimo, si livella molto molto facilmente qui. Qui cosa ci sta? Nulla, perfetto. Anche se devo mettere tutto questo effetto repellente, non è che sia avuto. Vediamo un po'. Ok, uno è andato. Ah, ok, è vero, perché l'altro non si può utilizzare tanto perché non ha mosse da poter utilizzare. Io non riesco a catturare Gastly. Ok, Gastly catturato. No, non entra, quindi lo chiamerò solo Costa. Ok, siamo praticamente arrivati alla fine con solo due dei miei Pokémon livellati. No, pure fallito con maledizione. Allora, intanto uso riccio scuro, si sa mai. Vediamo se. E non usa. Vedi, ha smesso di utilizzare mosse offensive. Allora, dovrebbe essere. Appunto non effetto, quindi l'unica cosa che posso fare, visto che lo sguardo mi impedisce di scappare, no? Ok, no, non posso scappare. E quindi allora, quindi praticamente sono bloccato così finché non utilizza nuovamente maledizione. A meno che non lo catturo pure questo. Quindi sperando di catturarlo. No, senza soprannome, tanto ti manderò via. E ok, siamo arrivati alla fine del Bosco Evopoli. Fine per modo di dire, perché sono rimasti alcuni allenatori ancora da fare. Quindi, a parte qui mi sa ci sta uno strumento. No? Ok, vediamo se riesco in qualche modo a livellare. Direi di mandare avanti Deku, si livella anche un po' lui. Che tanto per fortuna è super efficace. E quindi ok, mentre
Rotolamento, quindi una mossa offensiva decente. Allora vado avanti a qui e questi allenatori, questi hanno Magikarp. Ok. Tanto ok, per il momento, tanto finché va avanti col rotolamento mi va bene. E comunque si fanno altri punti esperienza, quindi meglio. Ok, tanto aumentano pure i livelli. Allora, vediamo un po'. Ok. Ultra best, ancora livello 12. Ok. Ok, questo è livello 14. Ah, quindi se ho capito bene, ogni turno rotolamento aumenta la potenza. Buono a sapersi. Allora, quasi livello 14 per Mentalent. Diciamo lo porterò giusto fino all'evoluzione. Ok, dovrebbe essere ora in teoria. Perché più forte non è che mi interessa più di tanto, se almeno riesco a usare il rotolamento. Ok. Ok, ora in teoria dovrebbe. No, non si evolve. Male, 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 male. Super guardia. Mossa che non mi serve. Ok. Qui dovrebbe esserci lo strumento. Esatto, una super pozione. Che fa sempre comodo. Troviamo una bacca arancia. Due bacca arancia. Baccheggia. Ok, nessun selvaggio. Ok, sto dicendo per dire nessun selvaggio è appena arrivato. Allora, l'unica cosa che si può fare è usare il rotolamento. Nella speranza che riesco a mandarlo K abbastanza facilmente. Ok, perfetto. Quindi in pratica si evolve in questo modo, cioè Bidoof al 15, però comunque da qualche parte più avanti ho sbagliato. Ok, tanto ora dovremmo ottenere un nuovo in teoria, se non ricordo male. Ah, ok. Mi accompagna fino alla statua. Ok, mi toglie un po' quel. Un po' di. Diciamo. Un po' di fatica mi toglie. Ok, nuovamente Sarius. Secondo incontro con Sarius e due incontri con Team Galassia, uno a Giubilopoli e l'altro a Giardino Fiorito. Ok, ovviamente in questo momento Barry ci ha fatto, ha dato una dritta non tanto utile per le lotte. Ok, qui comunque ci sono allenatori e Pokémon. Pokémon non mi interessano, ma più gli allenatori sì. Ok, Mega Ball, mi ricordavo la presenza di uno strumento. Ok, allenatore che ha Zubat. Sperando. Ok, ma un altro Zubat. Quasi KO. Però io mando in campo Volano. Che tanto. Allora, ok, ora dovrebbe arrivare al livello. Vabbè, un po', non era fuoco, volevo fare, però arriverà al livello 15, che è il livello in teoria, se non ricordo male, dell'evoluzione di Bidoof.
Anzi, dicevo il 14, però era il 15. Ok, abbiamo bibere, voglio imparare pistola qua. Io vi faccio scordare il ciascuno. Ok, ora come ora non serve più allenare Bidoof. E quindi al momento metto davanti Deku. Sfido questo allenatore. Ok, in teoria dovrei riuscire a portarlo a livello 19, sicuro. Ok, spero anche al 20. Allora, sicuramente ora mi farò un giretto qui dentro. Esatto, perché volevo prendere quello strumento. No, sì, volevo frantumarti. Allora, ho un antigelo. Allora, comunque, se vi chiedete comunque com'è fare a livellare abbastanza velocemente, l'unico consiglio che vi do è quello di fare allenatore più quanti più possibile. In questo modo si riesce a livellare sempre di più, però anche se non sempre è possibile, comunque cercare. E se volete comunque livellare ancora di più, l'unica soluzione sono gli allenatori di tipo, cioè gli allenatori Pokémon di tipo erba. Ok, otteniamo provocazione. MT che sicuramente non mi servirà. E direi di andare a sfidare la palestra. Allora, tanto il centro Pokémon sta di Nevaraggi. Ok, incontriamo anche Camilla, che per chi non lo sapesse è la campionessa della Lega di Sinnoh. Ok, ci dà la MN01, ovvero la MN Taglio. Ok. Ci chiede se ho portato lì al professor Hoak, cioè Hoak Rowan. E ok, riposiamoci. Anche se avrei sperato che ci desse subito quello che magari volevo, ma se non ricordo male dovrebbe darcelo dopo. Allora, tanto andiamo a vendere cose che non servono, tipo le due cura bolla. Poi semitraglia non so, potrebbe servire in non so quale universo, però per il momento la tengo. Allora, mi compro giusto un paio di super pozioni. Ok, diciamo che molti acquisti. Oh, sovrapposizione. Mi ricordavo strumento, ricordavo che fosse sovrapposizione. Diciamo, di questi non ne faccio troppi. Comunque metto da parte un minimo di soldi che non si sa mai. Ok, prima allenatrice. Comunque palestra interamente di tipo erba, quindi la squadra si allenerà molto facilmente. Anzi, direi, visto che ci sono opportunità, i livelli si faranno. Ok, di mettere prima del capo palestra. Di mettere Deku, cioè Deku volando davanti, così pure lui farmerà qualche livello. Che non sbaglio, attacco d'ala era pure super efficace, appunto. Quindi non è uno, ma due Pokémon super efficaci in questa palestra.
meglio così, ma per mia cosa personale preferisco contro la capo palestra utilizzare il Pokémon di tipo fuoco. Ok, Fantasmist si può attrezzare, questo è utile come cosa per andare al centro Pokémon, ma anche se al momento non è che mi serva più di tanto. Ok, manda solo Roselia. Quasi al livello 20, quindi direi tranquillamente di fare un Pokémon del capo palestra con Volano, anche se è disperato fare tutti con Ponyta, cioè con Flamella, però voglio tutta la squadra a livello 20 in modo preciso. Ok, manda Turtwig. Ok, aumenta la difesa. Ok, Volano a livello 20, tranquillamente. Ora lo sarà anche Flamella, una volta mandato KO e Sherrim. Ok, Sherrim è andato KO livello 20 per Flamella, che forse arriva pure al 21. Ok, no, nello KO, quindi quello che arriverà al 21 sarà Volano, perché non ho revitalizzanti. Ok, tutti i VPS. Ok, praticamente livello botta secca. Ok, otteniamo la seconda medaglia per poter battere la Lega Pokémon, che subiranno tutti fino a livello 30. Ci cala pure l'Acerboso. Allora, quanto pare anche la palestra l'abbiamo sconfitta. Allora, anzitutto io mi metterei qui, che se non sbaglio. No, eh. E dovrei. Ok, poi si vedrà nel prossimo episodio. Allora, ora curerò la squadra. Insegnerò taglio a Bidoof e gli toglierò azione. Per la gioia di non solo mia, ma di molti. Perfetto. Allora, ragazzuoli, direi tranquillamente che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.